possono fare gli applausi. Abbiamo ascoltato in apertura della nostra serata una composizione per pianoforte del maestro Christian De Liso, Il giardino di Willy, a testimonianza della grande sensibilità umana ed artistica del maestro a seguito della scomparsa del giovane Willy Monteiro Duarte per dire insieme no alla violenza. Buonasera, buonasera a tutti. Abbiamo voluto aprire con un messaggio importante, ma ora cambiamo registro. Benvenuti e salutiamo gli amici di Pensare Insieme, che ritroviamo con rinnovato piacere, e tutti coloro che hanno scelto di accordarci il loro favore e partecipare per la prima volta ad uno dei nostri incontri. Questa sera vuole essere un momento per condividere in prossimità di questo Natale un augurio di buone feste ed abbiamo pensato che non potesse esserci modo migliore se non farlo attraverso l'arte, in questo caso la musica, insieme al maestro, il direttore d'orchestra Christian De Liso, che conosceremo meglio durante lo svolgimento della serata. Ma prima di introdurre i nostri graditi ospiti, vorrei lasciare la parola al presidente di Pensare Insieme, Miriam Mirolla, insegna all'Accademia delle Belle Arti di Roma teoria della percezione e psicologia della forma. Nel corso della sua carriera aderisce alla teoria eventualista ed indaga il campo della psicologia dell'arte, curando prestigiose mostre ed eventi che sottolineano il legame tra arte e scienza. Ciao Miriam, ben trovata, a te la parola. Ciao Raffaella, ciao a tutti e buonasera al maestro, che ringraziamo profondamente di essere qui con noi. Per noi questa è una novità assoluta perché nella gioia di poterci salutare abbiamo pensato che la sua presenza potesse veramente rafforzare il legame che sta nascendo tra di noi e che si sta rafforzando in questi ultimi mesi di frequentazione. Diciamo che dobbiamo ancora compiere il primo anno di vita, però abbiamo fatto una lunghissima strada. E devo dire che è una bellissima svolta questa, diciamo, la sua presenza rappresenta per noi un nuovo inizio che ci porterà chissà dove, perché siamo partiti da un approccio politico, economico e culturale in senso largo, però l'attenzione alla composizione musicale, all'arte in genere, sicuramente è la ciliegina sulla torta del pensiero umano e del pensiero collettivo. Quindi siamo veramente onorati di averla qui stasera, siamo felicissimi, grazie della sua disponibilità. Grazie e a voi. Io direi di passare subito la parola alla moderatrice, che Raffaella stasera molto gentilmente ha organizzato praticamente il grosso della serata, e siamo tutti veramente felici e in attesa di ascoltare, tra l'altro, una musica bellissima questa di introduzione, perché mi fa venire in mente tutto questo minimalismo neoromantico. Non so se sia giusto dire così, però mi ha molto colpito perché è un filone musicale che mi piace particolarmente, anche se so che la formazione è una formazione classica, quindi insomma, non manca nulla. Ecco, grazie e lascio la parola a voi adesso. Grazie, grazie Miriam. Allora è arrivato il momento di presentare il nostro gradito ospite, il maestro Christian De Liso, che vorrei introdurre con una breve nota curricolare. Inizia lo studio del pianoforte da giovane, per poi proseguire con lo studio della composizione e direzione d'orchestra, diplomandosi presso il Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli e completando la sua formazione in giro per il mondo. Nel 2007 è vincitore del premio Napoli per la musica come più giovane direttore d'orchestra napoletano. E nello stesso anno è attivo anche in qualità di musicologo a seguito della pubblicazione del volume Glenn Gould, Quattro mani con il microfono. A San Pietroburgo dal 2012 collabora con il Palace Festival, è stato consulente artistico del St. Moritz Opera Festival, direttore artistico della Casina Vanvitelliana di Baccoli e direttore musicale degli Oscar della Lirica, dove ha diretto i più grandi cantanti lirici, tra cui non ultimo il maestro Andrea Bocelli. Ha diretto in quasi tutto il mondo, è stato il primo artista musicale napoletano della storia a dirigere l'Artistica Sinfonica in Jacuzia al Polo Nord, è ideatore del progetto L'Albero della Cultura in collaborazione con WWF, ANCI, Carabinieri della Forestale, Accademia Mondiale della Poesia di Verona, di cui poi ci illustrerà a seguire il progetto nell'arco della serata.
e direttore artistico del Festival Scalia Classica, città della Calabria a cui è fortemente legato e per la quale sta portando avanti una battaglia culturale da oltre 5 anni. Ha istituito lo scorso anno il premio Metastaso Città di Scalea per le eccellenze italiane. E a farci compagnia insieme al maestro stasera c'è anche il produttore, l'avvocato Stefano Boucher, laureato appunto in giurisprudenza e specializzato in diritto delle professioni legali, è iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli ed ha iniziato ben presto a collaborare con alcuni dei più prestigiosi studi del capoluogo fino ad arrivare ad aprire il proprio studio sempre nella città di Napoli. Ha svolto altresì attività legali all'interno della società General Holding Company SPA ed ha ricevuto incarichi da numerosi enti pubblici e locali. Quindi benvenuti, benvenuti a tutti e io vi ringrazio insomma per la partecipazione a questa serata e per aver scelto di presentare il vostro album Made In, spero di pronunciarlo bene, il vostro album natalizio qui da noi a pensare insieme. Quindi io passerei subito ad una delle prime domande dei nostri amici di pensare insieme che ci chiedono appunto dicendo Made In nel titolo del suo nuovo album, come è nata l'idea appunto di un album natalizio e ci incuriosisce inoltre la scelta del titolo. Ce la racconta? Stefano o io? Ah, come preferite, è per entrambe le domande, per cui... Allora, innanzitutto buonasera a tutti, a chi ci ascolta, a tutti voi. È veramente un onore per me essere insieme a eccellenze come quelle che sono collegate in questo momento. Il titolo è Made In, ed è diciamo, il nome un po' arcaico del Mediterraneo. Nasce da un libro di un giornalista napoletano che vive e lavora a Parigi, che un giorno mi ha donato questo libro, si chiama Marco Cesario il giornalista. Noi abbiamo fatto l'elementare insieme al Vomero e lui mi ha regalato questo suo libro. È un libro dove ci sono 33 storie del Mediterraneo, inerenti al Mediterraneo. Lui ha viaggiato molto e quindi ha fatto questi reportage e a me è venuto in mente, leggendolo, mi è venuta in mente questa musica che fosse un po' l'inno del Mediterraneo. E poiché io sono fortemente meridionalista, ho avuto l'idea così di dedicare questa musica appunto al nostro mare e quindi c'ha questo titolo. E poi a questo punto abbiamo dato poi il titolo a tutto l'album, che poi ha anche dei brani ovviamente natalizi, quelli più classici, e all'interno c'è anche il brano al pianoforte suonato da me dell'Albero della Cultura, che è poi il progetto che poi parleremo più avanti. Grazie, non so se anche l'avvocato Boucher vuole intervenire su questa domanda, vuol dire due parole. Sì, con molto piacere. Christian è innanzitutto un amico, un fratello. Partecipiamo insieme al Movimento Lupi del Sud proprio per portare avanti le istanze meridionaliste. Abbiamo collaborato su tanti punti di vista, anche il premio Caruso, una masterclass interessante che facemmo in primavera del 2021, un momento in cui nessuno sembrava ricordare il tenorissimo qui a Napoli. Poi fummo dei buoni apripista, magari per caso, però strutturammo un buon format che ci auguriamo di riproporre. E proprio in virtù dell'amicizia e della sinergia che è nata, la voglia di creare questo CD, chiamiamolo così, questa traccia, che poi in realtà sarà diffusa o sulle piattaforme digitali o su una chiavetta USB che abbiamo brandizzato. Stiamo cercando di creare un contatto al di là di Amazon anche con Amasud, che è un Amazon per le partite IVA meridionali, quindi completamente in salsa meridionale. Quindi al di là poi di brani natalizi, lo splendido inno che abbiamo citato, anche una stupenda poesia che Daniel Mundari ci ha dedicato proprio al movimento Ventu dei Lupi. E quindi in realtà non è neanche in vendita, possiamo dire, questa traccia è per tutti, poi chi vorrà darà un contributo, ma noi la condivideremo a prescindere perché è qualcosa di bello e sano.
e poche volte capita. Allora Insomma, la aspettiamo con piacere, assolutamente, è già a vostra anche disposizione, per noi di basta pensare chiedere. insieme. Grazie. Perfetto. Allora io proseguirei oltre, appunto è una domanda e in realtà una curiosità appunto sul vostro rapporto per entrambe. Si chiedeva come nasce appunto il vostro sodalizio artistico, ci avete in parte già risposto, non so se volete aggiungere qualche aneddoto in particolare. In realtà è nata su una chat la nostra Sì. amicizia, è nata sulla chat di un amico, diciamo, forse più amico di Christian. Mi permetto, Christian, Sì, di sì, 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 sì. anticiparti, cioè, non voglio fare i nomi, perché comunque, vabbè, questa chat in realtà poi di una persona anche abbastanza in vista, che è stato anche un parlamentare, quindi una persona tra l'altro veramente diventata un amico, era amico di un mio amico e mi ha inserito in questa chat. Io ho una vena polemica non indifferente, quindi mi sono fatto abbastanza notare subito, e però evidentemente nonostante poi la vis provocatoria, qualche scopa l'ho messa, perché appunto poi in privato qualcuno mi ha contattato dicendo, ma comunque alla fine hai ragione. E tra queste persone c'era Christian, e quindi poi da lì è nata l'amicizia. Poi siamo tutti e due del Vomero, quindi siamo molto legati al nostro territorio. Christian, al di là della cultura, poi ha mutuato proprio da San Pietroburgo un pianoforte per amico. E una delle prime cose che abbiamo fatto insieme, però al Parco Mascagna, sarebbe proprio un parco che è qui al Vomero, e tutto il giorno, era una domenica, Christian l'ha dedicata alla cittadinanza con un pianoforte, e quindi la disponibilità non soltanto di mettersi a disposizione della comunità, ma anche di permettere alla comunità di mettersi a disposizione della comunità, perché c'è il pianoforte e chiunque poteva esprimere il proprio talento, semplicemente i propri sentimenti, grazie al pianoforte per un amico. Allora, per il futuro rinnoviamo anche noi l'invito a coinvolgere e pensare insieme in queste piacevoli attività. Sarà bello per noi seguirvi e valorizzare Certo, comunque le vostre idee. assolutamente. A seguire, allora, noi vorremmo presentare un brano, una musica del maestro. Lascerei andare la musica per poi, insomma, proseguire la nostra intervista. I nostri applausi assolutamente virtuali, purtroppo non possiamo appunto condividerli in presenza, però appunto io so che lei è molto legato a questa musica e le volei lasciare assolutamente la parola per raccontarci questo progetto, la genesi e il percorso e come è nata, insomma, questa collaborazione. Prego, maestro. Sì, allora, questa idea è nata durante il lockdown, visto che avevamo tanto tempo per pensare, ci siamo messi a pensare un pochettino di più delle altre volte. C'era il problema, innanzitutto, culturale, il fatto che la prima cosa
che è stata chiusa sono stati appunto i teatri, i cinema, è passata come una cosa inutile, anche se quando poi siamo stati nel lockdown io ho visto tante persone affacciate alla finestra che hanno cantato, hanno ballato, hanno suonato, e quindi vuol dire che tanto inutile la musica e le arti non sono. E a me è sembrato come una, come dire, una situazione che avevo già visto in un film, lo dico sempre quando facciamo l'albero della cultura, questa cosa, cioè il film di Schindler's List, che sicuramente conoscete un po' tutti quanti, e a un certo punto c'è questo signore ebreo che si avvicina a questa scrivania dove c'è il gerarca nazista che chiede che lavoro fa, e questo ebreo dice: io suono il flauto e sono un professore di storia. E il gerarca nazista mette un timbro e c'è scritto lavoro non utile, quindi lavoro inutile. Poi arriva il suo amico lì, il segretario di Schindler, e gli dice che invece è un metalmeccanico e quindi diventa utile e quindi lo salva. Ecco, quando c'è stata questa situazione, io mi sono sentito come questo signore ebreo, perché nel momento in cui hanno subito chiuso i teatri, hanno fatto capire che era una cosa non necessaria, era una cosa inutile, ho detto devo fare qualcosa, devo inventarmi qualcosa, perché se i teatri saranno chiusi e saranno chiusi ancora per parecchio tempo, dobbiamo inventarci qualcosa da fare all'aperto. E allora all'aperto che cosa ho pensato? Ho pensato a un giardino, insomma a uno spazio comunque nel verde, e ho pensato facciamo un concerto all'aperto e alla fine del concerto piantiamo un albero per dire qui abbiamo fatto cultura. E quindi l'albero diventa poi un simbolo a futura memoria per le generazioni che verranno, e quindi deve essere anche così, come dire, coltivato, curato, amato, e quindi c'è tutta una simbologia anche sull'amore verso l'arte, verso la cultura, che deve crescere attraverso questo simbolo. E questa era l'idea. Poi ho contattato la dottoressa Laura Troisi dell'Accademia Mondiale della Poesia, una mia carissima collaboratrice, amica, che tra l'altro organizza anche gli Oscar della Lirica, quindi ci eravamo conosciuti già in ambito musicale, e ho detto guarda, io ho avuto questa idea. Lei non se l'è fatta dire due volte, perché lei poi è una che insomma da un nulla poi costruisce veramente grandi cose, e ha contattato il WWF, che è rimasto molto colpito da questo progetto. Da lì poi siamo passati all'ANCI, poi siamo passati al MIUR, al MIBAC, perché c'è anche un concorso per le scuole che sta nascendo, che partirà proprio a gennaio 2022. E infine poi c'è stata anche l'arma dei carabinieri, la forestale, l'arma dei carabinieri, che si è prestata a, così, a portare l'albero, perché sono loro che poi lo portano e lo piantano. Sì. E infine poi come testimonial abbiamo contattato Max Lauderdio di Striscia la Notizia, che si vede anche nelle foto, ha presentato la prima piantumazione a Roma. E durante quella giornata abbiamo invitato Piero Angela e gli abbiamo dato il primo premio dell'Albero della Cultura, come, beh, certo, Piero Angela era, dovevamo per forza dare a lui, perché è il massimo esponente culturale in televisione. E ogni anno ci sarà questo evento a Roma, principale, l'evento principale, dove verrà assegnato appunto questo premio a un altro personaggio. Poi per l'Italia stiamo andando a piantare questi alberi della cultura in base ai comuni che ce lo chiedono. È un piccolo evento, si fa musica, si recitano poesie e poi si pianta l'albero che poi rimane lì nella cittadina che ce lo chiede e viene curato da queste persone, dalla Proloco, dal comune, dalle scuole della zona. E poi lì ci potranno fare eventi, ovviamente in estate, quando si possono fare le cose all'aperto. Allora, siamo un'associazione appunto nazionale dislocata un po' su tutto il territorio, quindi magari io sono sicura che i nostri amici di Pensare Insieme saranno poi nel tempo interessati ad un contatto in tal senso, magari cioè, avremo della sua collaborazione e dell'avvocato Boucher per poter mettere in piedi qualche iniziativa.
Assolutamente, assolutamente sì. Tra l'altro devo dire una cosa, non per tornare sempre alla questione meridionale, ma le prime città, i primi comuni che hanno deliberato l'albero della cultura sono state proprio delle cittadine del sud Italia, perché la prima in assoluto è stata Scalea, in provincia di Cosenza, in Calabria. È stata la prima, infatti è stato anche premiato il sindaco come primo in assoluto ad aver fatto questa delibera. Poi si è aggiunta Acerra, la città di Pulcinella, che l'albero è stato piantato il 25 novembre in occasione poi della giornata contro la violenza sulle donne, e qua dobbiamo ringraziare l'assessore Milena Tanzillo che ha voluto fortemente questo evento. Ma poi abbiamo San Giorgio a Cremano, abbiamo Roccaraso a Maggio, insomma il sud Italia ha dimostrato veramente di tenerci molto alla cultura. Poi andremo anche a Venezia, anche a Villa Franca Veneto, ci saranno anche i comuni del nord, ma la prima, come dire, il primo squillo di tromba è venuto dal sud Italia. Grazie, grazie maestro. Provvederemo ad estendere poi in tutta Italia, insomma, questa bella possibilità, ed è una splendida iniziativa. Noi ci complimentiamo, siamo assolutamente vicine alla sua idea dell'albero della cultura. Allora, io proseguirei con qualche ulteriore domanda dei nostri amici. In questo caso la pone Mario Morello, mi permetto di leggerla per lei. Come sostiene lo psicologo americano Gardner nel libro Forme Mentis, non esiste un solo tipo di intelligenza, ma una molteplicità di forme e l'evolversi di esse. Il raggiungimento di gradi più o meno elevati risulta in parte condizionato da fattori genetici, ma dipende anche dalle opportunità di apprendimento offerte da un particolare contesto culturale. In particolare, secondo Gardner, l'intelligenza musicale si manifesta con una spiccata sensibilità ai diversi aspetti della realtà sonora, alle variazioni di tono, di timbro, propensione alla riproduzione, dimensione di strutture ritmiche, all'uso e alla creazione di strumenti musicali, attitudini al canto corale ed individuale. Le chiede Mario che cosa ci sa dire in base alla sua esperienza a tal riguardo. Allora, io non ho letto il libro, però posso dirvi che sicuramente la creazione musicale, l'attitudine musicale viene da una sensibilità superiore, ma non una sensibilità verso i suoni, una sensibilità proprio verso tutto ciò che ci circonda. Chi fa arte, tra virgolette, non è una persona tanto normale, perché ha una sensibilità superiore alla media. Io tutte queste, diciamo, questi studi li guardo sempre con molta, diciamo, perplessità, non perché metto in dubbio chi ha scritto il libro, per carità, che ne saprà sicuramente molto più di me, ma perché per esperienza personale io vi posso dire che questa è una cosa che ho detto proprio un'intervista poco prima del lockdown. Al Rotary Club mi fecero un'intervista, Rotary Club Posillipo, e c'era un papà di un mio carissimo amico che mi ha visto crescere, che quando mi hanno detto: ma come è nata la passione musicale, il suo talento musicale, eccetera. E ha risposto lui per me, ha detto: ma noi non lo sappiamo, perché un giorno abbiamo scoperto che sapeva suonare il pianoforte. Ed è stato proprio così. Io ho iniziato abbastanza tardi per la media, diciamo, perché ho iniziato a 12 anni e mezzo praticamente a mettere le mani sul pianoforte. E normalmente a 12 anni già si è abbastanza avanti, io ho studenti che iniziano a 6, a 7 anni, eppure io praticamente già sapevo suonare il pianoforte, perché sono delle cose così innate che poi spiegarle con tutti questi studi, secondo me, lasciano un po' il tempo che trovano. Io credo che ognuno di noi abbia dentro già, come dire, la professione per cui è destinato a fare quella cosa nella vita. A me è successo. Poi non so se c'è una particolare sensibilità ai toni. Pensiamo a Mozart, per esempio. Mozart non ha imparato niente, è nato già così. Come te lo spieghi? Inspiegabile questa cosa. Quindi sicuramente c'è una sensibilità, ma ripeto, una sensibilità superiore su tutto, su ogni aspetto. C'era un mio carissimo
manager di Amsterdam, col quale ho iniziato a fare le prime cose, che ogni volta che andavamo in teatro mi diceva: fai attenzione a come parli con i cantanti. Ho detto: perché? Perché sono sempre artisti e quindi hanno la testa un po' diversa dagli altri. Una sensibilità quindi, particolare. Una sensibilità particolare, e infatti ha ragione. Infatti io parlo con molta attenzione con mia moglie, che appunto è soprano. Certo, grazie per averci dato il suo punto di vista, pur non avendo letto il libro. Spero che Mario, insomma, sia soddisfatto della sua risposta, sicuramente. Io continuo a questo punto e vado oltre con le domande. Ne avevo una mia personale e gliela propongo. Noi le proponiamo appunto un estratto da 3 lettere redatte il 6 e 7 luglio del 1812 di Ludwig van Beethoven. Bellissime. Ecco, questa gliela leggo, se mi permette, perché magari non tutti la conoscono, anche se credo che sicuramente invece ne sarà già a conoscenza. Mio angelo, mio tutto, mio io, vi sono momenti in cui sento che le parole non servono a nulla. I miei pensieri volano a te, mia immortale amata, ora lieti, ora tristi, aspettando di sapere se il destino esaudirà i nostri voti. Posso vivere soltanto e unicamente con te, oppure non vivere più. Sii calma, amami. Oggi, ieri, che desiderio struggente di te, 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 vita mia, mio tutto. Addio. Continua ad amarmi. Non giudicare mai male il cuore fedelissimo del tuo amato. Sempre tuo, sempre mia, sempre nostri. Il tuo fedele Ludwig. Maestro, le chiediamo che cosa le riportano alla mente queste parole e come si sente legato alla figura di Beethoven. Beethoven è stato il mio primo compositore, cioè proprio il primo compositore che ho studiato, che ho suonato, che ho ascoltato. Attraverso Beethoven sono entrato nella musica classica. È nato anche lì, è successo tutto per caso, perché la professoressa delle medie, in seconda media, ci diede un tema da fare. Si studiava il romanticismo e lei ci disse: ascoltatevi il Chiaro di Luna di Beethoven e poi scrivete un testo. Io tornai a casa, chiesi questo disco, non ce l'avevamo, perché a casa nostra, per quanto fosse una casa diciamo borghese, però non ascoltavamo la musica classica. Quindi vai a comprare il disco, ascoltati il disco, eccetera. Ascoltato il disco, io sono uscito da questo studio dove c'era lo studio di mio nonno, dove c'era il giradischi, e ho detto a mia mamma: guarda, io ti dico una cosa, avevo 12 anni e mezzo, e ripeto, ti dico una cosa, io da grande farò il musicista. Mia mamma ovviamente ha detto: questo è uscito pazzo, lui è il disco, però ho preteso di avere un pianoforte e iniziare poi a fare le lezioni. E quindi Beethoven per me è veramente tutto. Recentemente, voi non ci crederete, ma è così, vi assicuro, parlando con un mio amico, ho scoperto che in tutti i programmi, concerti che ho fatto fino adesso, io ancora non ho diretto una cosa di Beethoven. È una cosa che è strana, perché sembra una casualità, ma in realtà probabilmente c'è talmente questa forma di rispetto nei confronti di questo autore, che quando poi mi chiedono di fare un programma, io metto Mendelssohn, Schumann, Mozart, Tchaikovsky, quello che è, ma non metto mai Beethoven. E quindi questo vi fa capire che rapporto ho con questo compositore. Una volta ho letto un libro, un'autobiografia di Arthur Rubinstein, che è stato uno dei più grandi pianisti del Novecento praticamente, e a un certo punto dice: posso immaginare che dall'oggi al domani un'intera isola venga inghiottita dall'oceano, ma non posso immaginare un mondo senza Beethoven. Ecco, questa secondo me è la dimensione di quello che penso anche io nei confronti di questo grandissimo, grandissimo autore. Poi per quanto riguarda la lettera, questa è una lettera famosissima che ha miliardi di interpretazioni, perché il maestro ha avuto
tantissime amanti, però non si è mai capito quale fosse appunto l'amata immortale. Qualcuno addirittura ha pensato che fosse riferita anche alla stessa musica e non a una persona fisica reale. Questo non lo so. Però c'è un bellissimo film interpretato da Gary Oldman e Isabella Rossellini che si chiama proprio Immortal Beloved, Amata Immortale, che vi consiglio di vedere perché è veramente uno dei più bei film che è stato fatto recentemente negli anni 90 sulla figura di Beethoven. Sì, grazie maestro, infatti io personalmente ho visto già la pellicola ed è veramente straordinario, lo consiglio insomma ai nostri amici. Però ce n'è un altro, c'è un altro film che a me è piaciuto ancora di più, adesso mi è venuto in mente, che è recentissimo, è proprio del 2021 in occasione dell'anniversario della morte. E è bello perché parla di Beethoven, cioè racconta di Beethoven però adolescente. E infatti si chiama Louis, perché è il nome con cui veniva chiamato da ragazzino, dai genitori, dagli amici. Louis van Beethoven. È veramente molto molto bello, perché non racconta il Beethoven grande, ma racconta come nasce il genio in un ragazzino, che poi è destinato a diventare Beethoven. E che invece al momento, poiché c'era il paragone con Mozart, e quando era piccolino non era bravo come Mozart, un po' tutti quanti tendono a screditarlo, tranne il suo maestro che dice: voi non avete ancora capito questo che cosa diventerà. E allora ne prendiamo nota e non mancheremo assolutamente di vederlo. grazie per il suggerimento. E allora proseguiamo ancora. E abbiamo una domanda questa volta di Francesco Pisano, che ci chiede: visto che sua moglie è russa, e a questo punto noi non possiamo, mi deve permettere maestro, un saluto logicamente alla sua consorte, lo splendido soprano Marina Ziatkova, che salutiamo e a cui auguriamo buone feste e buon Natale. E dice Francesco, ci chiede Francesco, immagino le abbia trasmesso nel profondo quella cultura, la cultura russa appunto, che differenza c'è tra le sonorità natalizie russe che risuonano lungo le vie di San Pietroburgo e quelle che rallegrano il centro storico di Napoli nella zona di San Gregorio Armeno? Vabbè, ovviamente sono due culture profondamente diverse, ma che hanno dei punti di contatto perché in Russia l'Italia si traduce Napoli. E c'è una grande passione nei confronti della nostra città. Del resto, già in passato la zarina Caterina II ha invitato grandi compositori della scuola napoletana. E ovviamente lì c'è un'atmosfera dove si ascolta musica di Tchaikovsky, dei famosi balletti come lo Schiaccianoci, che è la più bella favola di Natale. Probabilmente le due favole di Natale più belle sono appunto lo Schiaccianoci e Canto di Natale di Charles Dickens. E invece a Napoli abbiamo un altro tipo di cultura musicale, no, ovviamente non inferiore, abbiamo una grande tradizione, è un'atmosfera diversa. Purtroppo io una cosa che mi amareggia di Napoli, e lo dico veramente con grande affetto nei confronti della mia città, che io posso criticare da napoletano, ma che non si permettessero gli altri da altre parti del mondo di criticare, però io da napoletano devo fare questa critica. Io vedrò adesso un'enorme differenza in questi giorni. Abbiamo visto un vomero che purtroppo sta soffrendo parecchio, senza luminarie, anche molto sporco, devo dire, purtroppo. E poi adesso invece dovrò andare a San Pietroburgo e troverò la neve, i fiocchi di neve, tutto bello pulito. Perché questa cosa? In fondo sono due grandissime capitali. Napoli non è inferiore a San Pietroburgo. E abbiamo una grande storia. Pensate che io ho iniziato a lavorare in Russia nel 2009, in realtà, perché ho debuttato con la filarmonica, ma poi stabilmente al festival nel 2012. Ai concerti che si fanno a San Pietroburgo non c'è il programma scritto, c'è uno speaker, anzi una signora molto, molto simpatica, che è un'ex attrice di teatro drammatico,
che presenta molto bene i concerti. Dopo un po', dopo qualche anno, abbiamo fatto amicizia. E io ho detto, mi fai una cortesia, quando mi annunci il mio nome, invece di dire Christian Deliso, direttore d'orchestra dall'Italia, fai una cosa, prova a dire una volta direttore d'orchestra da Napoli. È stato così e c'è stata un'ovazione, perché anche se io ero Mister Nessuno, non ero il famosissimo direttore d'orchestra, era da dove venivo che per loro era importante, perché ero portatore di una grande tradizione. Quindi noi certe volte non ci rendiamo conto di quello che abbiamo a Napoli, anche in Italia in generale, ma adesso mi riferisco a Napoli perché è la mia città. E veramente abbiamo una grande cultura, una grande tradizione che potremmo addirittura brandizzare e vivere per millenni solo con le canzoni napoletane. Hai voglia. E invece purtroppo queste differenze, differenze di musica, sì, sono differenze ovviamente di tradizioni loro musicali, tra l'altro sono differenze anche di calendario di Natale. Adesso che io vado lì non è Natale in Russia, è il 6 gennaio, quando noi l'Epifania, anzi il 7 gennaio il Natale ortodosso. Quindi comunque anche come i tempi non coincidono. Infatti la mia famiglia festeggia 3-4 volte il Natale, perché abbiamo, dicevo, ha la fortuna di festeggiare, quindi più volte. È una cosa che non finisce mai, arriviamo fino al 15 gennaio, insomma siamo ancora in fase natalizia. Però le differenze purtroppo per altre cose ci sono, e questo mi dispiace. E va bene, non mancheremo sicuramente di impegnarci affinché, insomma, queste differenze possano essere annullate e si possa sempre migliorare. Non disperiamo ad ogni modo, lo dico io da napoletana, da fiera napoletana. Dobbiamo lottare per il nostro territorio, assolutamente, affinché ciò che apparentemente è anormale non diventi normale, non deve essere la normalità. Dobbiamo segnalare che c'è un'anomalia. Certo. Quando accade, cioè mettere per esempio le luminarie a ottobre e toglierle a dicembre perché siano tagliati gli alberi al vomero è un'anomalia strana, so chi l'ha pensato questa genialità, però bisogna poi protestare affinché le cose poi vadano meglio. Grazie maestro, lo faremo sicuramente tutti insieme, tutti uniti. Allora, adesso abbiamo la domanda del nostro presidente Miriam Mirolla. Le chiede, diplomato al Conservatorio di Napoli e laureato in lettere e filosofia, cosa ne pensa dell'interminabile Bologna Process, trasformazione universitaria di accademie e conservatori che ha riguardato gli istituti AFAM di tutta Europa, ma che in Italia dopo ben 22 anni non è stato ancora portato a pieno compimento? Allora, l'operazione è giusta, che i conservatori siano diventati delle università. Il problema è che manca tutta la fase per arrivare appunto all'università, all'Accademia della Musica, diciamo che sarebbe il conservatorio. Perché noi abbiamo soltanto 2 ore alle scuole medie di musica, in una nazione che praticamente la musica l'ha inventata. Perché non dimentichiamoci mai che i termini musicali si dicono ancora in italiano. Adesso io andrò a fare le prove con l'orchestra in Russia, io dirò forte, adagio, allegro, piano, mi capiscono, perché sono dei termini che abbiamo inventato noi. E è possibile che nella nostra nazione non si faccia la musica all'asilo, alle elementari, alle medie in forma abbastanza corposa, invece che le solite 2 ore che poi diventano 2 ore di ricreazione, lo sappiamo tutti perché abbiamo fatto tutti quanti le medie in Italia e sappiamo che diventano 2 ore di educazione fisica, e quindi mi sembra va bene il progetto che diventa università, il conservatorio e alta formazione, tutto quello che volete, ma manca la prima fase. E poi attenzione, la musica è importante non perché tutti devono diventare Mozart, ne diventa uno su, non so, un milione forse di musicista, ma è importante per la formazione anche se uno deve fare un altro lavoro. Uno farà l'avvocato, se ha studiato bene la musica o le arti figurative, lo farà meglio. Diventerà politico, questo mi interessa particolarmente, lo farà ancora meglio. Noi abbiamo un sindaco di una città dell'Uzbekistan
Ovviamente ha una formazione sovietica l'Uzbekistan, anche se si è separato ormai da tempo, che però è un appassionato di musica perché l'ha fatto da piccolino, e lui organizza, come sindaco di questa città, organizza un concorso per individuare talenti, giovani talenti nella sua città, ma fa un concorso con i consolati, con le ambasciate dell'Uzbekistan in Italia. Io ci partecipo come giurato, insomma, sono in giuria, però ti fa capire la caratura del politico in questa città dell'Uzbekistan, che organizza questa cosa a livello mondiale, ed è una piccola città. Okay, grazie mille, maestro. Allora io proseguo ancora. Ah, questa è stata particolarmente sentita dai nostri amici, una piccola curiosità, perché appunto Andrea Bocelli, abbiamo letto affermare che ha dichiarato è stato uno dei giovani maestri che meglio mi ha diretto, perché ad un certo punto mi ha sgridato. E allora qui si è scatenata appunto la curiosità dei nostri amici di Pensare Insieme, anche del nostro presidente di Miriam, che ci chiedeva come mai, che cosa avrà fatto mai Bocelli per essere sgridato dal maestro di Liso. E mi permetto di proseguire un attimo la domanda, perché ce n'è poi una successiva, ecco, di Maurizio Dinesi, che si riallaccia un po' a questa, che le chiede poi come è stato e cosa ha rappresentato per lei dirigere Andrea Bocelli. Allora rispondo prima alla prima, racconto la storia. Allora, eravamo al Teatro Malibran di Venezia per la consegna degli Oscar della lirica. E, ovviamente, come sapete, soprattutto le grandi star, come appunto è il maestro Bocelli, arrivano all'ultimo minuto per le prove. E non avevamo tanto tempo, mancava tipo una mezz'oretta all'inizio della consegna, avevamo provato pochissimo. Quindi. E su un problema tecnico sul duetto della Tosca che lui doveva cantare, e, noi avevamo provato già 3 giorni prima con l'orchestra senza di lui. Arrivato, lui ha fatto un tempo che non riuscivo a capire se si dice, vabbè, in gergo si dice la fai in 2 o la fai in 4, cioè la fai più lenta o la fai più veloce. E io mi sono permesso, a un certo punto vedevo che l'orchestra mi lanciava degli sguardi un po' perplessi, io non capivo che stava facendo lui, era la prima volta e comunque lavoravamo insieme. Ho fermato l'orchestra e in maniera, forse probabilmente con un tono un po' forte, perché c'è anche lo stress, no? Prima di un concerto così importante, ho detto: no, maestro, abbia pazienza, ci deve far capire se la vuole in 2 o la vuole in 4. E lui è stato molto gentile, perché ovviamente cercando il mio braccio, attento, cercando così nel buio della sala, mi ha detto, a un certo punto, ha detto: maestro, ha ragione, io però non l'ho studiata tanto bene, penso di non saperla, ha detto. Io ho detto: maestro, però facciamo così, lei la canti come la pensa di cantarla e noi cerchiamo di seguire. E poi abbiamo trovato subito il feeling giusto. Quando poi siamo andati la sera al ristorante per festeggiare che era andato tutto benissimo, eccetera, c'era il suo segretario, che lui un po' organizza la logistica, no? Perché per farlo muovere comunque è complicata la cosa, non è tanto semplice, e lui è venuto a mangiare con noi e ha detto lì, davanti un po' a tutti quanti, ha detto: il maestro è stato contentissimo di lei, Cristian, perché ha detto ha fatto bene, che pur essendo giovane, diciamo giovane, bontà sua, mi ha sgridato, mi ha detto effettivamente che stavo sbagliando, e quindi lo aveva impressionato su questa cosa. Ma in realtà non è che l'ho sgridato, l'ho trattato come ho trattato chiunque, cioè se c'è un problema musicale mettiamoci d'accordo e cerchiamo di risolverlo, perché manca poco al concerto, quindi non è che possiamo provare fino a dopodomani. Probabilmente gli ho detto in maniera, come sono fatto io, un po' troppo diretta e brusca. Con veemenza, molto sentita. Sì, perché io poi sono buono, sono simpatico, però proprio quando dirigo sono un demone. E quindi c'è gente che mi dice: ma c'è un'altra persona. La professionalità che si manifesta nel proprio lavoro, è chiaro. È la tensione della performance che ti porta poi a cambiarti, e quindi è chiaro che può succedere una cosa del genere, che uno lo dice in maniera più violenta, ma non era
non lo volevo sgridare, l'ha presa male, per l'amor di Dio, sgridare il maestro Bocelli, assolutamente. E poi ha soddisfatto domanda... però la nostra curiosità, eravamo così incuriositi. L'altra domanda appunto le chiedevano Maurizio Zinesi, un nostro amico, appunto come è stato e cosa ha rappresentato per lei appunto dirigere il grande maestro Andrea Bocelli. Ma diciamo che al momento io non me ne sono neanche reso conto, appunto perché l'ho trattato come qualsiasi altro cantante, proprio per la professionalità che insomma penso di avere, e nonostante avessi chiunque tra amici, parenti che mi dicevano dirigerai Bocelli, io non me lo so fatto proprio pesare, perché sarebbe stato controproducente. Certo, dopo una settimana ho detto caspita, ho detto un'altra parola brutta, ho diretto Bocelli e wow, insomma, e ovviamente per me lo vedo come un punto, o meglio, lo vedevo come un punto di partenza, eravamo il primo ottobre del 2019, non sapevo che poi ci saremmo ritrovati nella chiusura totale, però è anche un punto d'arrivo, perché dobbiamo essere poi onesti, uno studia, va dal maestro a studiare pianoforte, composizione, fa dei sacrifici enormi e poi arrivi al Teatro Malibran di Venezia la sera della consegna degli Oscar della Lirica in Mondovisione dirigi il maestro Bocelli, è chiaro che è anche un punto d'arrivo e quindi fa assolutamente piacere. Anzi, io mi sono messo la fotografia, me la sono messa nello studio mio, come proprio per dire da solo sono arrivato a fare questo. È proprio una cosa che ogni tanto me la guardo quando sto un pochettino giù. E noi serve proprio, comunque serve per proseguire oltre, di poter crescere sempre, di poter appunto rinnovare la sua collaborazione con il maestro Bocelli, ma con tanti altri splendidi artisti. Sì, dovremmo fare un concerto a giugno a Cipro con l'Orchestra Sinfonica di Cipro. So che si stanno mettendo d'accordo ovviamente per la logistica, per tutte le cose che si devono mettere d'accordo, e la segretaria mi ha chiesto se ero disponibile insomma ad accompagnare il maestro, ho dato la mia disponibilità. Speriamo che, non lo so se poi si concretizza, però c'è questa possibilità. Ci tenga informati, a questo punto ci ruberemo ancora un'intervista eventualmente in quel frangente, in quell'occasione. Io, visto che lei ha citato appunto il Teatro Malibran di Venezia, sì. Ho preparato qui appunto una sua esecuzione, questa volta meno intimista, non al pianoforte, appunto in qualità di direttore d'orchestra, e quindi adesso proietteremo l'opera del maestro Giacomo Puccini dalla Manon Lescaut, intermezzo dal terzo atto, dal Teatro Malibran di Venezia, appunto l'Orchestra Sinfonica Italiana, diretta dal maestro Christian De Viso.
Bellissima esibizione, maestro, quante emozioni, devo essere onesta. Abbiamo lasciato anche gli applausi, io ho lasciato nel video, mi sono permessa, non potendo tributarlo dal vivo, ma davvero sgorga spontaneo, comunque dal cuore, se potessimo essere in teatro e tributarle, diciamo, il nostro ringraziamento sarebbe davvero un calorosissimo applauso. Grazie, grazie davvero per questa bellissima esibizione. Grazie a voi che mi state omaggiando in questo modo. Ma lei ci ha concesso il piacere di essere qui con noi e l'opportunità, come le dicevo, forse ne abbiamo parlato in precedenza, in privato, di poter fare musica appunto anche in digitale. Stiamo dimostrando che è possibile fare musica in altra modalità e speriamo quindi di poterci ritrovare, insomma, anche in altre occasioni. Io a questo punto però vorrei lasciare la parola a Miriam, che desidera condividere con lei, qualche momento. Miriam, lascio a te, proseguo oltre. Ma semplicemente le abbiamo preparato una piccola sorpresa. Allora, è una nostra nuovissima tradizione quella di valorizzare i nostri soci attraverso il legame che loro hanno con delle figure particolari del mondo della cultura, della politica, dell'economia, della scienza, eccetera. Attraverso questi fotocollage. E in questo caso ho creato, come dire, i matrimoni che mi sono stati suggeriti dalla sua biografia, dalle cose che ho letto, che ho ascoltato. Quindi qui abbiamo il suo volto che si compenetra con quello di Puccini, poi ne Bellissimo. abbiamo un altro. Proseguo. Eh sì, e qui con Glenn Gould, che magari adesso. Su cui potrebbe dirci qualcosa in più, visto che non abbiamo parlato di questo aspetto più contemporaneo, ma che Non mi invece sembra di mi aver capito interessa bene. moltissimo. Un attimo, che c'è Siri che dà fastidio. E qui è molto bella, secondo me, alla luce di quello che raccontava prima, no? Di come si diventa musicisti, di quando si decide, di dedicarsi a questo tipo di disciplina, perché poi è anche una grande disciplina. È vero che tutto si basa sul talento, sulla sensibilità individuale, ma poi questa sensibilità viene sottoposta a una ferrea disciplina per lunghi anni. Quindi, in effetti, adesso, dopo le sue parole, mi sembra che sia molto appropriata questa compenetrazione di un Glenn Gould giovanissimo, e visto che anche lei, insomma, più o meno in quegli stessi anni. Ma Glenn Gould è stato il mio mito, Eh sì, infatti. quindi mi avete fatto un grande regalo, veramente. Glenn Gould è stato il più grande, ancora oggi, insomma, per me è uno dei più grandi. E passiamo anche alla terza, vediamo un attimo anche la terza, è qui proprio. Ah, è questo proprio. E, come diceva Qui non prima sono lei. degno di essere lì vicino. Beh, allora, come diceva prima Raffaella, io mi occupo di teoria della percezione, quindi credo che oggi siamo pronti per una percezione più complessa rispetto a quella che finora abbiamo vissuto.
e siamo pronti a questo tipo di fantasia, cioè quando noi guardiamo il volto di qualcuno, questo volto ci fa venire in mente dei pensieri, su questo volto proiettiamo delle fantasie, delle nostre aspirazioni o delle nostre paure e così via. Quindi in questo senso, secondo me, è veramente calzante nel rispetto di cui parlava prima nei confronti di Beethoven. In questo caso c'è proprio una compenetrazione totale, e gli occhi sono integrati, il volto è quasi integrato, e quindi bello. Spero che per lei questa ombra di Beethoven bellissimo. La accompagni per tutta la vita, in modo, insomma, dandole tanta creatività. Per ora gli invidio i capelli, già se mi desse solo i suoi capelli Beethoven già sarebbe abbastanza. Beh, anche poi, diciamo, il suo sguardo è più dolce, più morbido di quello di Beethoven. Beethoven certo. È molto più, come dire, più profondo, e sì, anche più temibile, diciamo, più temibile, come la sua musica. Vabbè, c'è proprio un dialogo in questo film che ho detto prima, che dice sì, temibile, ok, scontroso, però dice anche sono le lame più affilate, quelle più soggette a rompersi e a smussarsi. Quindi era una persona che comunque, diciamo la verità, ha sofferto tantissimo. Quindi il carattere ha subito questo suo problema gravissimo, che però lo ha portato poi ad essere una specie di martire, no, della musica, perché davvero diventare uno dei più grandi da sordo, io veramente sfido chiunque, è come Maradona senza le gambe, insomma. O come un pittore senza la vista. Un pittore senza la vista. Grazie. È molto interessante anche il rapporto, diciamo, il modo completo in cui lei vive la musica, transepocale, no? Nel senso che attraversa i millenni con grande serenità, mi sembra di capire, millenni, secoli più che millenni, insomma, con grande serenità. Sì, ma Beethoven è più che attuale, insomma, io non lo vedo come un compositore di tanti, tanti anni fa, è... Sono persone visionarie che, se noi pensiamo che Beethoven scriveva delle musiche, aveva un catalogo musicale che era per le persone della sua epoca, e poi metteva il numero d'opus, cioè il numero d'opera, e diceva questa musica non è per voi, è per chi verrà dopo di voi. C'è già uno che pensa in questa maniera, cioè stiamo parlando di un mostro praticamente, cioè lui già aveva capito dove andava a parare la musica moderna, cioè l'ultima sonata di Beethoven, che se voi l'ascoltate, l'opera 111, sembra jazz. Beh, devo dire che personalmente Beethoven è stato il mio primo ascolto musicale, ero molto piccola e mi ricordo, e tra l'altro io sono nata a Napoli, e mi ricordo che avevamo un salone molto grande, e faccio una confidenza, tanto siamo a Natale, siamo tra amici, lo posso fare. E io ero molto piccola, avevo avuto 3-4 anni, e su credo fosse la Sinfonia numero 40, e niente, io ballavo in modo sfrenato da sola e facevo le fantasie sul futuro. Allora, se è la Sinfonia numero 40, stiamo parlando di Mozart, che è la in sol minore. Perché Beethoven ha scritto 9 sinfonie. Allora, posso controllare, vado a controllare e ritorno, un attimo solo. Voi continuate, intanto. Bellissime queste immagini di Miriam, sono davvero, davvero spettacolari, un momento davvero di grande intensità tra la musica appunto del maestro e appunto le immagini create a livello artistico dalla nostra presidente. Però, maestro, io so che lei voleva fare una sorpresa agli amici, anche di pensare insieme. Sì, sì, siamo, nonostante l'ora tarda. Sì, sì, no, è vero, mi sono, era la Sinfonia numero 40 di Mozart, è vero, quindi diciamo, il mio battesimo è con Mozart, non con Beethoven, vabbè. Non so se ci sono domande anche da parte dei nostri amici.
Allora, io vedo c'è qui appunto una domanda in chat. Perdonatemi, io sono in condivisione schermo, per cui non riesco a seguire proprio perfettamente la chat. È stata postata da Massimo, no, è la domanda di Paolo, Paolo Nunez, perdonatemi, e dice: ho un caro amico, il maestro Michele Corcella, che adesso è considerato uno dei massimi esperti della musica di Duke Ellington. Però io ricordo ancora Michele che suona la chitarra in Guido Cali mentre ridiamo e scherziamo in gioventù. Quanto le due dimensioni di amicizia e lavoro sono differenti quando i compagni di strada non sono più quelli di una volta? Ma era rivolta a me? Eh sì, maestro, la trova in chat, io mi scuso, Aspetta, non so, gliela rileggo, gliela rileggo. scusami. Mi dicono, Paolo ci dice che lui in gioventù aveva un caro amico che ad oggi è il maestro Michele Corcella, che è considerato uno dei massimi esperti della musica di Duke Ellington. Però dice, quando noi eravamo giovani, in effetti, con Michele, che all'epoca eravamo ragazzi, si suonava la chitarra in locali bui mentre ridevamo e si scherzava in gioventù. E allora lui ci chiede quanto le due dimensioni di amicizia e lavoro sono differenti quando poi effettivamente i compagni di strada non sono più quelli di una volta, cioè quanto si cambia poi nel divenire delle proprie professioni, quando le strade si dividono e non si divide, e non si vive più, insomma, il quotidiano alla stessa maniera. Io credo che le vere amicizie vadano al di là del tempo. Io ho un amico col quale non mi sento ogni giorno, chiariamoci, perché ovviamente lui ha la sua vita, la sua famiglia, eccetera. Però abbiamo fatto elementari, medie, superiori insieme, sempre compagni di banco. E quest'estate, dopo che non ci sentivamo da tanto tempo, anche via il lockdown, mi ha fatto una sorpresa, è venuto a Scalea così, da un giorno all'altro, con tutta la famiglia, e abbiamo passato 3-4 giorni insieme. Quindi le vere amicizie vanno al di là della trasformazione del professionale, anche passare degli anni. Se sono vere amicizie, credo che rimangano, non è che c'è. Che si cambia se sono vere, se non sono vere, vabbè, e allora quelle si perdono ed è pure meglio se si perdono perché così ci siamo tolti pure un fastidio da mezzo. Però non dipende, secondo me, non dipende dalla professione o anche da che altezza arrivi con la tua professione. Non è che se uno arriva a una certa altezza si dimentica poi degli amici. Assolutamente, almeno non penso che funzioni così, poi dipende anche dal carattere delle persone. Paolo si dice, era più forse la sua domanda era più nel rapporto con il resto delle persone, perdonami Paolo se io non ho ben inteso, però credo che il maestro insomma ci abbia risposto, comunque ad ogni modo le amicizie restano tali nel tempo, poi credo immagino che quelle vere, Quelle vere. certo, è chiaro. Che quelle vere sono 3, 4 in tutto, non è che sono 2000. E, allora, come anticipavo poc'anzi, forse il maestro aveva in serbo per noi una piccola chicca, una piccola sorpresa. Io c'ho il pianoforte davanti. Thank you.
Grazie, grazie maestro. Bellissima Di esecuzione. che. Dal vivo abbiamo goduto appunto di questa musica dal lago di Cigni di Tchaikovsky, immagino, ma lei saprà dire meglio di me, insomma, cosa abbiamo Sì, ascoltato. Lago dei Cigni di Tchaikovsky, giusto per entrare nel mood di San Pietroburgo. Esatto, e anche forse un po' del clima natalizio, perché poi ricordiamo lo schiaccianoci di Tchaikovsky, no? In questo periodo. Beh, sì. Allora, diciamo che la nostra serata volge al termine, abbiamo avuto davvero il grande piacere, ci avviamo alla conclusione, quindi io dico che sono doverosi assolutamente i ringraziamenti al maestro Christian De Liso che ci ha regalato il suo tempo e la sua arte, si è donato generosamente e abbiamo imparato a conoscerlo e speriamo, maestro, di poter dire che pensare insieme da oggi ha un amico in più, il maestro Christian De Liso. Con molto piacere. Grazie a lei Seguo, vi e seguo. mi perdoni se l'ho interrotta. No, ho detto vi seguo, vi seguirò. Anche noi la seguiremo assolutamente e voglio ringraziare anche l'avvocato Stefano Boucher per essere stato con noi, credo che sicuramente in futuro non mancherà occasione e tra l'altro non so se sia ancora presente, ma so che stasera in platea c'era un amico del maestro appunto De Liso, il regista Alfonso De Filippis che salutiamo e che magari invitiamo anche ad una chiacchiera, ad una conversazione con Pensare insieme in un prossimo futuro perché no? E come dicevo, ci avviamo al termine, doverosi i ringraziamenti e mi permetta di rubarle un attimo la scena nel ringraziare anche il team di lavoro che comunque ha organizzato questa serata con me e con Miriam e quindi ci tengo personalmente a ringraziare per la grafica Federico Pieroni, il team tecnico che si è occupato questa sera della gestione di Zoom, Massimo Maria Ferranti, Fulvio Iovino, Federico Pieroni e per il sito sul quale è possibile sempre continuare a proseguire le vostre registrazioni durante i nostri eventi, Paolo Nunes e Federico Pieroni. Però sicuramente uno degli ringraziamenti più importanti va a tutti gli amici di Pensare Insieme e di partecipanti all'evento di questa sera, senza i quali non sarebbe stato possibile assolutamente questa serata e soprattutto non sarebbe stato possibile pensare insieme. Quindi noi vi aspettiamo al prossimo evento e vi invitiamo a restare aggiornati attraverso il nostro sito www.pensareinsieme.it e ne approfittiamo per augurare a tutti buone feste e uno splendido Natale. E vogliamo concludere appunto questa serata ancora con la splendida esecuzione di apertura del maestro De Liso, il giardino di Willy, perché è un messaggio importantissimo. Diciamo sempre no alla violenza. Grazie maestro, io la saluto nuovamente, grazie per essere stato con noi, Grazie a grazie voi, all'avvocato Boucher. buon Natale e buona musica. Grazie. Grazie.